parliamoci, parliamoci. Ok, vedo che adesso vuoi comunicare. Guarda, la torcia di Marco. Merda, è vero. Cosa? Cosa? C'è una nebbia. C'è fumo. Guarda, qua. Oh, cacchio. Cioè, non so se riesco a inquadrarlo. Io l'ho visto. Aspetta, guardando... guarda. Così. C'è foschia. Guarda qua, la foschia. È foschia. Sì, non può essere il fumo della candela. È foschia. Oh, fermo, guarda. È foschia. Lo vedi? Guarda. Ma raga, perché c'è del fumo? Non lo so. Ma tanto, Sta salendo da per terra. No, raga. E questa è la casa che ha preso fuoco? Dicevamo, è questa la casa maledetta? È arrivato anche il vento. In casa. Lei? Sì. Mai. Tu vai fuori. Fuori, sì. Sì. Io? Sì, sì. Ciao, va con te. Tu via. Vabbè, non vado via. Sì. Sì. Ce l'ha proprio con te. Incazzata. No, è che tu l'hai fatta incazzare. Minchia, gli hai acceso la candela in casa. Quindi è questa, te lo richiedo, è questa la casa che ha preso fuoco? Anche tu? Certo, questa, ha detto. Certo, questa. Ok. Ed è per questo che questa casa è maledetta? No. Perché no? Chi viveva in questa casa? Vivo qua? Con. Brucia. Ha brillato. Brilla. Chi è che viveva qua? Io non capisco perché. Perché prima hai detto una strega. Giura. Te lo giuro, ascoltiamo. Ha detto una strega. Questo cambia. Viveva una strega qua. Ha brillato. Hai visto? Ho i brividi. Si ferma. Che brivido. Mamma mia. Ecco perché è così bella, più potente. Però scusate, viveva una strega qui e la casa ha preso fuoco? Guarda, tutte le volte che dici strega. Di brutto. Guarda. Perché la tua casa ha preso fuoco? Hai paura di qualcosa da fuori? Guarda. Esci di qui. Ascolta, noi non siamo venuti qua per giudicarti, per farti del male. Vogliamo solo sapere la verità. Noi sappiamo cose dette da altre persone, cioè che questa casa è maledetta. Guarda, mamma mia, fiore rosso! Perché ha preso fuoco ma non è bruciata. Io non so se questa cosa è vera. Ok, lo capisci? Io voglio sapere da te se questa cosa è vera o no. E se non lo è, dici tu la verità. Rogo. Cioè, mi stai dicendo che hanno dato fuoco alla casa perché tu sei una strega? Madonna, raga, ma cosa? Sta parlando in latino, raga. Ho avuto la stessa impressione che fosse un'altra lingua. Porca. Ha detto una roba strana, strana. Tipo una formula sembrava. Mi, ragazzi. Rubit. C'ho i brividi. Anch'io. Ha detto una formula. Ha detto qualcosa di strano.
Ma scusami, chi ha dato fuoco a questa casa? Cosa ha detto? Ha risposto? Le valli. Ha risposto. Valli. Ha risposto. Le valli. Cosa vuol dire che sono venuti dei compaesani? Tre. Raga, la casa è il numero tre. Porca miseria. Okay. Sì. Ok. Quindi okay, ho capito. Ok, casa, ho capito. Cioè, t'ha dato questa non è la casa maledetta, questa è la casa numero 3. Sì, okay. È illuminato. Ok, non chiamiamola la casa maledetta allora. No, la casa numero 3. La casa numero 3. La casa numero 3 ha preso fuoco? Esatto. Ok. Qualcuno ha dato fuoco alla casa numero 3? Porca sì. Ha detto 3? Sì. Ok. Sono stati gli abitanti di questo paese? Sì. E di nuovo ha detto 3? Sì. Sì, di nuovo. Okay. Perché tu eri una strega? Tre. Mamma allora, mia, anch'io. Scusami, quindi perché volevano ucciderti? Sì. Perché adesso la mia curiosità è, cioè magari gli hanno dato fuoco alla casa per farla scappare o per bruciarla? Mi hanno bruciato. Porca miseria. Hai capito? Sì. Passi sopra. Ma tu non sei morta, giusto? L'hai detto prima? Hai detto per sempre? O hai detto qualcosa del genere appena abbiamo acceso lo strumento? Io voglio. Ok. Te. Ha brillato intanto, eh? Ha detto. Io voglio te? Sì. Ha detto questo. Raga. Cosa c'è? Ci risiamo. Cioè? Anomalia. Dove? Te lo dico. Brilla. Di nuovo la numero 3, raga. Di nuovo la numero 3. Di nuovo la numero 3. Ma noi siamo qua dentro. C'è stata un'anomalia, raga. C'è stata un'anomalia. Raga, andiamo. Di nuovo da quella. Spegni la black. Sì. Lascio sempre questa camera. Allora, proviamo a capire se... Infatti. Che cavolo di anomalia potrebbe esserci di nuovo. Vado. Allora, qua... Okay. Sì, vabbè, manda avanti. Manda avanti. Quando usciamo noi, in sostanza, è un poco prima. Sì. Sì, quando tu hai detto che avevi... Esatto. Solo che non si vede. Aspetta. L'alert lì dentro. No, l'alert qua no. Vabbè, lì stiamo uscendo. Quindi stiamo uscendo, vai un po' più indietro. Esatto. Bravo. Lì. Facciamo partire da qua. Lì. Qua. Lascia lì. Cos'è quella porca roba? Vacca, cos'è porca vacca, porca vacca. Sulla destra. Porca vacca. Là. Dove? Là, quella porta. Lì. Ma qualcuno è uscito e è rientrato. Quella porta lì. È lei che piglia fuoco, quindi vedi che è vero. È lei. E vi dirò di più, ecco perché sentivamo i passi. Era qua sopra. Era qui, sulla paglia. Giusto, questo è il piano superiore della casa, sì, vero? Sì. Sulla paglia. Nella parte più calda, in teoria. Cioè, sì. Inverno parte sopra. Nelle parti... Sì, esatto. Che si sì. Dormiva dove c'era la paglia. Esatto. Scusa, ma... Quindi...
Quindi lei è morta perché gli è andato fuoco alla casa perché credevano che fosse una strega? Bravissima. Sì. Mio Dio. Quindi non è la casa maledetta? No, non è. Ecco perché mi ha risposto lei maledetta. Io pensavo la casa. E invece era lei. La casa numero 3. La casa numero 3. Era lei, lei maledetta. Esatto. E lei. Quello che credevano le valli. Le valli di questo territorio. Dimmi che l'hai fatto cadere tu. Oh cacchio. Dimmi che l'hai fatto cadere tu perché io l'ho visto adesso. No. Era in piedi quando era in piedi. Era in piedi. Ho la ripresa, sono sicuro. Quando siamo usciti era in piedi al 100%. Sì. Adesso non ho sentito il rumore. L'ha fatto cadere lei? Io non ho sentito rumore. No, infatti. Cioè, raga, anomalia. Cosa? Mi hai dato la batteria adesso. Nuova, di pacca. Guarda. Quant'è? Forse il 10%. Cosa? Nuova di pacca. Nuova di pacca, Marco, te lo giuro. 10%. Bene. Ok. Io penso che questa donna sia incazzata nera. Sì. È incazzata nera perché le hanno bruciato la casa, perché la definivano strega. Ora. È illuminato. Hai visto? Io ho paura a definirla strega perché sapete che una volta era facile. Sì. Infatti. Ecco perché era così arrabbiata tutte le volte che dicevamo casa maledetta. Perché forse quello. Mamma mia, ragazzi. Vedi. Senti, noi abbiamo compreso quello che tu hai voluto dirci. Penso che tu sia, anche dalle risposte della Black, molto arrabbiata. E io ti posso dire che, in base alla nostra esperienza, non tutte le donne come te erano cattive. Purtroppo hanno sofferto, sono state giudicate e hanno trovato alla fine la morte per colpa di pregiudizi e probabilmente per paura degli altri. Erano gli altri che avevano probabilmente paura di te, per forse ignoranza. E sicuramente, ecco, non la chiameremo più la casa maledetta. No, la chiameremo la casa numero 3. Esatto. Sì. Ok? Io questa sera voglio andare via da questo luogo con un ricordo di un paese. Lo so che forse per te sarà faticoso comprenderlo, ma un paese meraviglioso. Perché paesi come questi del 1800 non dovrebbero finire in questo stato, perché sono un patrimonio delle nostre terre. E insieme a questo patrimonio ci sono le donne come te. Le donne che sono state vittima di, purtroppo, a volte ingiustizie, ma fidati che accade ancora oggi in un altro modo, però accade. Hai il telefono? Sì. Me lo dai un attimo? Vorrei dedicarti una frase, perché secondo me te la meriti, come se la meritano tutte le donne che sono state condannate a morte per stregoneria nell'arco degli anni e che in realtà non erano persone cattive. Vorrei dedicarti una frase di Giovanna d'Arco che ho letto. Vorrei dirti che ogni uomo dà la sua vita per ciò in cui crede, ogni donna dà la sua vita per ciò in cui crede. Spesso le persone credono in poco o niente e tuttavia danno la propria vita a quel poco o niente. Una vita è tutto ciò che abbiamo e noi viviamo come crediamo di viverla e poi è finita. Ma sacrificare ciò che sei e vivere senza credere, quello, ecco, io quello credo che sia più terribile della morte.